Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Cadono le restrizioni della zona rossa per Celano, quindi tutto l'Abruzzo torna in giallo. Lo annuncia il presidente Marsilio al termine della cabina di regia che si è svolta ieri all'Aquila. Parametri regionali ancora da fascia bianca in previsione dal 7 giugno. L'indice RT si attesta a 0.89 e presenta un dato migliore rispetto alla scorsa settimana, quando era 0.95. Molto incoraggiante anche il calo della pressione ospedaliera, sia per quanto riguarda i posti letto in terapia intensiva, scesa del 10%, sia per quelli occupati in area non critica, inferiore al 15%. L'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti è scesa a 36 contro i 57 della scorsa settimana, con un totale di 466 casi positivi registrati in 7 giorni, più che dimezzati rispetto all'inizio del mese di maggio. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ha spiegato il presidente Marsilio, stiamo proseguendo secondo le indicazioni del commissario Figliuolo, nonostante qualche ritardo registrato questa settimana nella consegna di alcuni lotti di vaccini. Relativamente alle vaccinazioni ai turisti abbiamo dato la nostra disponibilità, ha detto ancora Marsilio, ma tutto verrà deciso a seguito di un confronto con le altre regioni. L'auspicio è di continuare questo trend per passare in zona bianca alla scadenza della terza settimana. E prosegue l'impegno di Poste Italiane nella distribuzione proprio dei vaccini in tutta Italia. In questi giorni 30 furgoni speciali della flotta di SDA Express Courier sono in consegna su tutto il territorio nazionale. Per recapitare, per conto del commissariato per l'emergenza sanitaria, complessivamente 693.650 dosi tra vaccino Moderna, 506.900, Johnson & Johnson 142.750 e AstraZeneca 44.000. Nella mattinata di ieri SDA ha consegnato 1.900 dosi del vaccino Moderna e 1.100 di quello Johnson & Johnson destinate all'ospedale Santo Spirito di Pescara. La scorsa settimana, sempre Poste Italiane aveva consegnato alla struttura pescarese altre 1.500 dosi del vaccino AstraZeneca e 800 del Johnson & Johnson. E rispetto all'altro ieri in Abruzzo si registrano 67 nuovi casi di età compresa tra 9 mesi e 89 anni. I positivi con meno di 19 anni sono 23. Il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo 2 nuove vittime e sale a 2.465. Si tratta di due donne della provincia di Pescara, il cui decesso risale ai giorni scorsi, ma è stato comunicato solo ieri dall'ASL. I dimessi o guariti sono 177, mentre gli attualmente positivi scendono di 113 unità. Eseguiti 2.561 tamponi molecolari e 1.547 test antigenici, con tasso di positività all'1,6%. Sono 182, uno in più, i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15, uno in meno rispetto a due giorni fa, con 0 nuovi ingressi, quelli che si trovano in terapia intensiva. Gli altri 5.633, 113 in meno rispetto all'altro ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Con l'approssimarsi dell'estate, l'Abruzzo continua a registrare dati in netto miglioramento relativi alla crisi pandemica. L'intenso lavoro svolto in campo sanitario, che si sta concludendo con l'intensa campagna vaccinale in atto, ha permesso di creare i presupposti per giungere in breve alla zona bianca e ricominciare una quotidianità normale. In relazione ai mesi appena trascorsi, voglio ringraziare il Consiglio di Amministrazione di Strada dei Parchi, che dallo scorso 1° dicembre
ha consentito l'esenzione del pedaggio autostradale in favore di tutto il personale sanitario impegnato nel contrasto all'emergenza sanitaria. A fronte del mutato quadro epidemiologico, l'esenzione del pedaggio terminerà dal prossimo 24 maggio, nella speranza di poter vivere la prossima estate nel segno della ripresa economica e di un rinnovato interesse turistico nei confronti dell'Abruzzo. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina a commissario di governo della zona economica speciale e, come tale, a presidente del comitato di indirizzo del professor Mauro Miccio. Ringrazio la ministra Carfagna per aver mantenuto l'impegno a far presto per la scelta del commissario dopo lo stallo di 7-8 mesi del precedente governo e per aver individuato un profilo di altissimo livello che certo darà all'Abruzzo un contributo determinante per il successo della ZES, ha sottolineato il presidente della Regione Abruzzo Marsilio. Perché la nomina del commissario divenga pienamente operativa, occorrerà ora attendere la bollinatura della Corte dei Conti, che mediamente impiegherà circa 2 mesi. Inoltre, per completare il comitato di indirizzo, il governo deve ancora individuare un rappresentante espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e uno espresso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Presentato il servizio ferroviario con treno storico denominato Mare Monti in partenza il 27 giugno da Montesilvano per raggiungere Roccaraso. Il viaggio unirà la costa abruzzese e gli spettacolari paesaggi del massiccio della Maiella con un suggestivo percorso ferroviario, la cosiddetta Transiberiana d'Italia, che si arrampica tra monti, altipiani e vallate alla scoperta di piccoli borghi che custodiscono la storia e le tradizioni dell'Abruzzo più autentico. I viaggiatori saranno accolti proprio alla stazione di Montesilvano dagli operatori del consorzio turistico Montesilvano. Il treno attraverserà le stazioni intermedie di Pescara, Chieti, Prato La Peligna e Sulmona per giungere a Campo di Giove, un antico borgo incastonato nello splendido territorio del Parco Nazionale della Maiella, dove sarà possibile approfittare della sosta lunga per visitare il centro storico, distante soli 5 minuti a piedi. La splendida piazza Duval e Palazzo Nanni. Il viaggio in treno proseguirà poi verso Roccaraso, dalla cui stazione, percorrendo via Roma e Piazza Leone, è possibile raggiungere in pochi minuti il centro del paese con stand gastronomici. Previste anche escursioni e le altre corse saranno il 25 luglio, il 19 agosto e il 5 settembre. È morto a 81 anni il giornalista aquilano Gianfranco Colacito. Con lui se ne va, dice il sindacato giornalisti abruzzesi, un pezzo di storia di quell'Abruzzo che negli anni 80 ebbe la capacità e la forza intellettuale di intuire e interpretare i grandi cambiamenti nell'informazione e nella cultura, le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, poi l'avvicinarsi della globalizzazione. Colacito è stato uno dei pionieri dell'emittenza locale, ha lavorato per le prime televisioni e radio private, portando sempre un importante bagaglio di professionalità e conoscenza. E siamo alle previsioni del tempo. Sull'Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso, molto nuvoloso nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, ma senza fenomeni di rilievo. Poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso sulla Marsica, nell'Aquilano, sull'Alto Sangro, con possibili annuvolamenti in giornata. Nuvolosità che tornerà ad aumentare domani, all'inizio dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone. Si tratterà di nubi medio-alte e stratificate. Temperature in aumento, anche sensibile nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali sulle zone montuose e sul settore occidentale, orientale o sud-orientali lungo la costa. Mare poco mosso al mattino con moto ondoso in temporaneo aumento tra la tarda mattinata e il pomeriggio. I dati sono di abruzzometeo.org. È tutto, grazie per averci seguito. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.